Buonasera, davvero benvenuti. Ecco, una tavola rotonda su questo tema è una cosa che ci permettiamo di dire abbastanza innovativa. Si tratta di poter dire la televisione pubblica e la scienza un incontro che sia più interattivo e più attivo rispetto a quello che già la televisione pubblica fa, ovviamente. In questo contesto, ecco, questa tavola rotonda vuole fare un po' il punto sulla situazione, vuole anche provare a immaginare un canale dedicato a questo tipo di percorso scientifico e culturale. Quindi grazie davvero a voi di essere intervenuti a nome dell'INAF e sarò sinteticissimo perché il tempo è breve rispetto a quello che c'è da dire. La parola adesso va sicuramente al. Sì, vai Riccardo. Allora, no, volevo Cominciamo con lui. soltanto, abbiamo chiamato a coordinare questa, a moderare questa tavola rotonda, un giornalista importante, peraltro, come Giustamente, dire, appunto, di grido ho finito. no, ma soprattutto che di scienza se ne è occupato anche dirigendo un giornale importante come Wired. Riccardo Luna, Con un solo errore, perché un'altra a messa in cui copertina Giovanni Bignami anche, ti peraltro, chiedo non di ricordo. invitare i tuoi ospiti sul palco per Allora, mi cominciare la chiacchierata. scuserete, sono febbricitante, quindi a proposito del grido ho finito la voce, sono raffreddato, ma ce la faremo. Allora, non c'è Piero Angela, che è caduto ieri, e gli facciamo tutti ovviamente i migliori auguri, credo che è stato un infortunio lieve dell'ultima ora. Mi avete tolto i nomi, Andrea Valentini sta già qua, Giorgio Lainati, Vinicio Peluffo e Edoardo Bocinelli. No, Ok, dovrei averli prima presi di tutti. iniziare E facciamo naturalmente Giovanni Bignami, adesso un video. Benvenuti sul palco. allora, Prego. farei vedere questo filmato di presentazione. Ciao, come stai? Se Ciao. riesco a. Se riesco a capire come si fa. Eleonora, dov'è Davide? L'ho visto solo, ce l'avevo in ascensore. No, perché via. Scusate, io dovrei farvi vedere un filmato, ma il computer non è mio, è Windows 8. Se Ma vuoi intanto cazzeggio io, sì, va bene. vorrei passare il tema. Nel senso che io sono il fiero autore dello slogan Dalla scienza tabù alla scienza in TV, che mi è sembrata una figata pazzesca, poi non so se effettivamente lo sia, ma allora l'idea è quella proprio, c'è anche un pezzo su Scienza in Rete oggi che poi se volete vi do, è il tentativo di fare comunicazione della scienza in TV. Cosa che ovviamente va avanti da molto tempo, qui dentro ci sono dei grossi esperti in questo senso. Io ho cercato di approfittare un attimo della. Eccola qui, basta, smetto No, il no, no, ti cazzeggio. faccio finire, faccio Va finire. bene, allora finisco rapidamente dicendo che ho cercato di approfittare di così un rapporto personale simpatico con la Presidente Tarantola, rapporto dico subito, sviluppato su Frecciarossa da Milano a Roma, dove entrambi oscilliamo, ci siamo trovati un po' di volte e questo ha, come dire, invogliato a parlare del più e del meno e alla fine ci siamo lanciati in una coproduzione che credo sia la parola giusta tra Rai Educational, che per chi non lo sapesse non è un canale, ma una struttura della RAI che fa essenzialmente produzione, e INAF in questo caso, cioè un ente di ricerca come tanti altri, un ente di ricerca vigilato dal MIUR, che ci ha messo del suo, cioè ci ha messo la location, ci ha messo lo script, che è questo mio libro, Mistero delle Sette Sfere, e dove io ho prestato rigorosamente gratis, ovviamente, la mia opera presentazione della cosa. Il programma adesso è stato fatto in 8 puntate e sta girando ciclicamente sul canale digitale terrestre 146 Rai Scuola. Questo è lo stato dell'arte, quindi adesso forse è il momento di farvi vedere una specie di compilation, una presentazione. Molto, molto sintetica, 3 minuti, giusto per farvi vedere il prodotto, ma soprattutto perché l'idea da cui siamo partiti è che si può fare se ci si mette insieme. Prego. Giovanni Fabrizio Bignami è astrofisico per profonda passione, ma è affascinato da numerose altre discipline scientifiche.
Oggi è tra i più autorevoli scienziati nel campo dell'astronomia e della ricerca spaziale. Accademico dei Lincei e membro dell'Accademia di Francia, Bignami è il primo italiano eletto alla presidenza del COSPAR, il Comitato Mondiale della Ricerca Spaziale, ed è presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. In questo programma, tratto dal suo libro Il mistero delle sette sfere, Bignami ci racconta la affascinante storia dell'esplorazione umana. No, non sono responsabile di questa introduzione, lasciatemelo dire subito. La di affari in Etiopia, sede di una delle spedizioni archeologiche più importanti della storia. E sera, gli scienziati americani, inglesi e francesi, tra i più importanti del mondo, festeggiano intorno a un enorme falò con una bottiglia di champagne, perché proprio quel giorno hanno fatto ritrovamento che si rivelerà fondamentale per capire la storia dell'uomo. Uno di loro, un americano, racconta a quell'altro Yves Copin, francese, che nel pomeriggio girellava nel greto di un fiume, ha visto sporgere fuori un osso dalla sabbia. È andato a grattare, li ha trovati degli altri vicini, in poco tempo hanno raccolto una cosa incredibile per un archeologo, 40% dello scheletro di una che si è rivelata poi essere una donna, grande così, pesava 30 kg, ma stava sui piedi, ma stava dritta sui piedi, così, il primo bipede, datato 3,4 milioni di anni fa. E quando queste due forme di materia si incontrano, si annichilano, cioè fanno un intenso flusso di raggi gamma. Per esempio, tu sei la materia, vieni qua, tu sei l'antimateria, vieni qua. Io vi metto vicino all'altro a distanza ancora di sicurezza, fermi immobili, e dopodiché di colpo, puff, è venuto il momento di andare al di là della Luna, dalla sfera più 2 passare alla sfera più 3, quella bella spessa che arriva fino al confine del sistema solare. Sono qui appoggiato allo steccato, anche se lo steccato non c'è, perché siamo arrivati ai confini del sistema solare, finita la sfera 3, davanti c'è la sfera 4. Proviamo. E questo è il cielo lontano dal sole. Ma si vede che ci sei stata, Veronica. Peccato, peccato. Allora, un condensato, molto condensato. Ovviamente le 8 puntate sono disponibili sia sul sito Rai Scuola, che saranno a breve disponibili anche sul sito di Media Enough. A questo punto non mi resta che lasciarti la parola. Allora, cominciamo, saremo informali, quindi non ci sono grandi presentazioni, cioè cerchiamo di dirci delle robe utili, siamo pochi ma buoni, magari usciamo davvero con il coronamento di questa impresa che Giovanni Bignami ha avviato per portare la scienza in televisione. Mentre parlava mi veniva in mente che un periodo alla Rai faceva un programma che si chiamava Da Roma a Milano, Roma-Milano credo, proprio su Rai 3, si andrebbe rifatto sul treno, un periodo si faceva in macchina, ma davvero è diventato un nuovo social network, il pezzo di Trenitalia a Roma-Milano è diventato un posto dove nascono idee, incontri, eccetera, eccetera. Giovanni, volevo partire da te. Perché uno scienziato del tuo livello, anche della tua caratura internazionale, ritiene così importante questa, cioè impegnarsi per portare la scienza in televisione? Perché è diventata la tua battaglia di questi mesi, di questi anni? Prima c'è stata l'esperienza con Sky, la consideri un punto fondamentale del tuo lavoro adesso? Perché è così importante? È vero che lo considero un punto fondamentale del mio, del nostro lavoro. Cerco goffamente, per amor di Dio, tra l'altro cerco anche goffamente di ispirarmi a grandi maestri tipo Piero Angela, che davvero è caduto in casa ieri, poverino, mi ha telefonato, sarebbe venuto veramente molto 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 volentieri, mi ha detto di non solo portare il suo saluto, ma anche mi ha dato alcune idee che poi a suo nome immetterò nel dibattito quando viene il momento. Scusa, avevo... E certo, va bene. Ma... C'è una differenza di punto di partenza, è verissimo, però l'arrivo è lo stesso, cioè a un certo punto la necessità che credo tutti qua dentro condividono, sia scienziati
Dado e tutti i colleghi, sia giornalisti, sia politici, eccetera, che comunicare a quelli che danno i fondi alla fine, no? I taxpayers, diciamo, per il nostro lavoro, comunicare a loro l'entusiasmo, l'interesse, vedere accendersi negli occhi dei ragazzi, per esempio di quelli che vedono Rai Scuola, ma uguale nel caso degli adulti, l'interesse per la scienza, soprattutto mettendola, come del resto fai anche tu, hai fatto per molti anni, sul piano molto interdisciplinare, che alla fine è il grimaldello per attirare l'attenzione della gente. Penso che Dado su questo abbia magari poi delle idee, ma non voglio... questa è la motivazione nel mio caso. C'è una carenza di cultura scientifica dell'opinione pubblica. Drammatica. Scusa, drammatica, certamente. Adesso questo... Figuri dagli in Parlamento. Vabbè, adesso però non volevo certo dirlo. No. La carenza di cultura scientifica è drammatica ed è, ripeto, ho saltato un passaggio, mi rendo conto, hai ragione, scusa. È anche misurata molto accuratamente a livello europeo, con l'Italia in posizioni patetiche per livello di cultura scientifica generale, in particolare della popolazione scolastica. Naturalmente tutto deriva dall'investimento, dall'impegno che ciascuno di noi ci mette. Però non vorrei buttarla troppo in politica, perlomeno adesso. Esatto. Per me è un caso di passione forte, che la scienza è la cosa alla quale ovviamente ho dedicato tutta la vita, come tanti colleghi, quindi passione forte da un lato, e dall'altro la coscienza che credendoci queste cose si possono anche fare. E infine, naturalmente, ho visto, spero non sbagliandomi, un'opportunità, un'apertura maggiore del solito, diciamo, nel caso di Rai. Passerei direttamente a Edoardo Boncinelli, cominciando a chiederle: quando è stata l'ultima volta in televisione? Ma io ogni tanto ci vado, ma me ne dimentico. Oggi mi volevano per commentare la notizia di stamani, che la vecchiaia non è quella anagrafica, ma è quella che uno si sente addosso. Però ero sul treno, naturalmente, ero sul treno per Roma, non ci sono potuto andare. Io direi, in anni, più che di conoscenza scientifica, ci manca la mentalità scientifica. All'italiano medio manca, fin dai primi anni, il modo di ragionare 2 e 2 fa 4. Anzi, se tu dici in un dibattito 2 e 2 fa 4... non è vero, non sempre 2 e 2 fa 4. Vabbè, non facciamo discorsi troppo complicati. Se tu devi fare un ponte, se tu devi mandare in orbita un razzo, 2 e 2 fa 4. Quindi secondo me è proprio la mentalità scientifica che a noi manca. Ma è un problema del carattere di noi italiani? No, non diciamo queste cose. Non diciamo queste cose. Il DNA poverino non c'ha colpa, semmai un pochettino ce l'ha la storia. Noi italiani siamo un po', diciamo, giocherelloni, insomma, un po' poco seri, e poi siamo tutti avvocati. Tutto è dimostrabile, tutto è sostenibile, come si vede nel nostro Parlamento in cui ci sono 50.000 voci. Non è vero che tutto è sostenibile. Non è vero che tutto è sostenibile, alcune cose non sono sostenibili. Se io dico che il protone è più vicino dell'elettrone, quella è una cretinata, punto e basta. Se dico che il dottor Vannoni sta curando le persone con la stamina, non è la stamina, lo posso dire o no? Mi viene una tristezza quando parlo di questo. Che... gli scienziati, devo dire, gli scienziati, no, non io in questo caso, sono stati piuttosto fermi e piuttosto duri, ma il problema è che gli scienziati non li conosce nessuno. Quello che noi osserviamo ormai con questi festival della scienza, io ormai li ho tenuti a battesimo tutti quanti, la gente vuol vedere il personaggio. Se tu vai da un italiano medio, dimmi qualche nome di scienziato, quello comincia già a spiegare. Ora è vero che non tutti gli scienziati sono bravi a comunicare,
però non è nemmeno vero esattamente il contrario. Quindi bisogna far vedere alla scienza, alla gente, scienziati che hanno fatto e che fanno qualche cosa, perché in fondo danno una comunicazione intanto di valori umani, perché lo scienziato non è un robot, una comunicazione di valori umani, di convinzione e anche di passione, che è in fondo la natura prima della scienza. Perché, mi chiedo un'ultima cosa, poi ci teniamo il giro, perché tra le Iene e uno scienziato l'opinione pubblica di solito crede più alle Iene? L'opinione pubblica in realtà non si sa cosa crede, io faccio molti convegni, vado in molti licei, dalle domande che mi fanno io mi rendo conto che la gente ha tutte le idee possibili, non un gruppo di idee, tutte le idee possibili. Qualcuno mi parla del karma, per esempio, ma che cosa c'entra? Qualcuno mi parla della reincarnazione. Il paese che noi viviamo è un paese un po', come dire, che non distingue i voli pindarici dalla realtà effettuale. Un po' di realtà effettuale a noi non ci farebbe male. A proposito di realtà effettuale, volevo dare la parola a Valentini, che un po' di programmi televisivi di scienze se ne sei occupato in questi anni. Sì, io sono un giornalista e mi sono all'inizio quasi imbattuto nei programmi di divulgazione scientifica di Rai 3, dopodiché ne ho fatti una quantità, no, con terrore no, ma con preoccupazione sì, perché non avendo un background di quel genere ero anche abbastanza preoccupato della questione. Intanto però, se mi consenti, vorrei smentire il professor Boncinelli, perché essendo io un giornalista mi occupo invece anche di altri programmi, tra questi c'è Ballarò, e siccome lui ha detto che le persone non credono, l'opinione pubblica crede poco agli scienziati, vorrei dire, lo potete verificare sul sito di Ballarò, che la clip del suo intervento a Ballarò reca ancora una didascalia, ha ricevuto l'applauso forse più lungo della storia del programma, quindi diciamo intanto bisogna dire che il suo intervento era doppio: uno era un commento alla, diciamo, criticità dell'offerta politica alla vigilia delle ultime elezioni politiche, cioè no, lì parlava come cittadino e ha detto: noi italiani siamo veramente scoraggiati, naturalmente spero che alle prossime elezioni cambi, possa cambiare il suo giudizio. Ma l'altro intervento che ha fatto invece era un intervento anche un po' sul tema di quello di cui parliamo questa sera, e cioè non è soltanto con i programmi prettamente, dichiaratamente, esclusivamente scientifici che si può parlare di scienza. Quella sera il professor Boncinelli ha risposto a una domanda su se sia possibile portare un po' del metodo della scienza, e quindi la trasparenza, la replicabilità, la conoscenza della procedura che si è seguita anche nella politica, e c'è sempre disponibile un suo intervento sul perché in Italia il merito non è abbastanza considerato e questo crea danni anche nella politica. Due interventi molto apprezzati. Lo faccio con molto piacere. Adesso, diciamo, su questo palco, se ci fosse stato anche Piero Angela, la metà degli intervenuti sarebbero stati in passato ospiti di Ballarò, tranne forse i due politici, non lo ricordo, se magari succederà, insomma. Però Piero Angela, che mi spiace ora si sia fatto male, c'era anche nella puntata ieri sera, perché c'era nella clip su che cosa ci aspettiamo e ci auguriamo per l'Italia del 2014. Comunque io torno alla domanda. Beh, a Ballarò, diciamo, cerchiamo di portare dentro la cultura. Ieri sera c'era un filosofo, addirittura un filologo, Luciano Canfora, quindi cerchiamo di incrociare punti di vista che vengono da competenze molto diverse, nella convinzione che quelle competenze potrebbero essere anche molto utili alla discussione politica, naturalmente. Però non mi voglio sottrarre, riprendo la veste, diciamo, di responsabile di programmi di divulgazione scientifica, per dire che per me la scienza in TV non è un tabù, è quasi una cosa scontata, nel senso, ne abbiamo fatti talmente tanti, non parlo solo di Rai 3, qui ci sarebbe dovuto essere Piero Angela, che credo sia il campione dei divulgatori scientifici televisivi, ed è anche la dimostrazione
qui consentitemi di dirlo, in prima fila c'è anche Marco Castellazzi, che è un autore di Geo, che è un programma pomeridiano di Rai 3, che però ha degli ascolti per quel genere di programmi e per quella fascia oraria che sono sempre stati assolutamente miracolosi, diciamo, da molti punti di vista. Quindi io questo incrocio tra scienza e televisione lo vivo ancora quotidianamente. Sul come farlo non ho né l'autorità né l'autorevolezza per dire facciamo un canale tematico, che oltretutto riguarderebbe la collega Calandrelli che si occupa di Rai Educational, ma naturalmente in linea teorica e di svolgimento dei compiti di servizio pubblico non vedo chi è che possa, che potrebbe obiettare a una cosa di questo genere. Naturalmente faccio solo presente che la moltiplicazione dei canali televisivi che c'è stata con l'avvento delle altre televisioni, cioè i satellitari, i canali digitali, per un certo periodo noi ci siamo detti risolverà tutti i problemi di pluralismo, di possibilità. In realtà non è così semplice la questione, nel senso che avere tanti canali televisivi è, se posso fare, usare questa metafora, è come avere tanti binari ferroviari. Sì, ci si può andare sopra, ma servono i soldi per costruire i treni che ci vanno, e quindi c'è un problema sicuramente di risorse, diciamo, per caso questa moltiplicazione dell'offerta dei canali è avvenuta in un periodo in cui le risorse si contraevano, perché come tutti sappiamo nel mondo della comunicazione oggi ce ne sono relativamente poche, e questo è sicuramente un tema che va tenuto presente non solo e non tanto nei confronti della scienza, ma in generale. Lasciando da parte il caso di Angela, che ha fatto storia, ne siamo tutti grati, la scienza in televisione come la vedi? Come un atto dovuto, una tassa da pagare visto che c'è il canone, o può diventare un asset fondamentale di una rete? Dal vostro punto di vista. Dal mio punto di vista, non solo per averla fatta tanto, ma anche per alcune delle cose che abbiamo detto, sia pure frammentariamente finora, per quello che diceva il professor Boncinelli, ma tutto tranne che una tassa da pagare, e lo dico anche parlando come un rappresentante del servizio pubblico. Uno naturalmente può dire facilmente, certo, la RAI lo deve fare perché è servizio pubblico. Poi naturalmente sulle definizioni di servizio pubblico potremmo stare qui alcuni giorni a discutere. Io mi attengo a quella che viene usata più comunemente e che è presa dalla BBC, che è la madre, diciamo, di tutti i servizi pubblici almeno europei. Le tre mission sono educare, informare e intrattenere. Allora, su educare e informare la scienza, credo che non ci sia neanche un'obiezione possibile in linea di principio. Su intrattenere bisogna saperlo fare, ecco quello, ma è una cosa che secondo me non è incompatibile, non lo dimostra soltanto Piero Angela, parlo anche del figlio, visto che io seguo Ulisse, non mi vorrei dimenticare un pezzo della famiglia, però naturalmente lì c'è bisogno anche della nostra capacità, di quelle competenze che noi riusciamo a mettere. Io dico una cosa sola: quando, diciamo, i telespettatori, quali che essi siano, parlano di programmi televisivi, dicono un programma di scienza, di informazione, di economia, di politica. Noi quando parliamo diciamo un programma televisivo che si occupa di scienza e informazione. Questo per ricordarci che quello che noi possiamo mettere dentro questa importantissima cosa è la capacità di usare un linguaggio che sia televisivamente accattivante. Va fatto con la scienza certamente non meno che con le altre cose, non è secondo me meno importante che con la politica, l'economia e le altre. Bignami che scavalca la staccionata che non c'è, fa incontrare la materia e l'antimateria come bambini, funziona. Bignami io non l'ho personalmente conosciuto prima di questa sera, ma diciamo se dovessi fare un esempio dello scienziato, grande scienziato che ha anche capacità divulgativa e passione, perché attenzione, quella si percepisce, chi sta in televisione e diciamo e fa il compitino viene immediatamente percepito dagli spettatori. Se lo dovessi disegnare, lo disegnerei molto simile a lui, per quello che conta. Allora, parliamo della politica. Voi siete qua sia come politica che come commissione di vigilanza Rai, doppia veste in questo momento. Giorgio. Buonasera a tutti, innanzitutto vi porto il saluto dell'ex titolare del MIUR, l'onorevole Gelmini, che non è potuta intervenire a questo interessante convegno, se ne scusa, ma certamente avete avuto sia lei presidente e il direttore già in modo negli anni scorsi interloquire con lei. Mi dispiace anche che non ci sia un grande personaggio della televisione come Piero Angela, sia perché ha avuto un incidente, ma anche perché se avesse visto il presidente Bignami si sarebbe preoccupato moltissimo di avere un concorrente
nella divulgazione scientifica in televisione. No, invece lei è molto, oltre a essere telegenica, è molto accattivante nella divulgazione di argomenti ovviamente molto specifici e di nicchia, tipo quelli che ricordava Riccardo, lo scontro della materia e quant'altro. Comunque, io sono contento che ci sia il vice direttore di Rai 3, perché non ho alcuna difficoltà a dire a lui e agli altri autorevoli giornalisti come Luciano Onder e anche al responsabile di Grangheo che la Rai, dobbiamo dire grazie alla Rai, dobbiamo dire grazie alla Rai per quello che ha fatto in tutti questi decenni sul côté della divulgazione scientifica, un argomento veramente difficile da spiegare ai telespettatori. E qui possiamo notare una differenza, perché oggettivamente il programma di Piero Angela in prima serata su Rai 1 ha sempre ottenuto degli ascolti molto significativi, molto importanti, ed ecco quindi una sorta di divulgazione di massa nella TV generalista su argomenti di nicchia. Poi vi sono altri programmi più di settore che magari vanno in onda o nella fascia pomeridiana, come ben lei sa, oppure in fasce di seconda o terza serata, che sono altrettanto importanti e utili per il pubblico televisivo, ma che probabilmente abbracciano una fascia diversa di pubblico televisivo. Ma la RAI ha assolutamente questo merito, ed è assolutamente giusto riconoscerglielo, al di là degli schieramenti o quant'altro, proprio perché ha svolto e svolge da una parte un dovere come servizio pubblico, ma anche come diceva il direttore, un suo specifico compito. Ecco, mi fa piacere ricordare, perché io faccio il giornalista normalmente, politico in altre circostanze, sì, effettivamente hai ragione, però per esempio quando io ho iniziato a lavorare a Canale 5, paradossalmente anche Canale 5 sentì negli anni 80, quando ancora non c'erano i telegiornali, perché la legge Mammì è dell'agosto del 90, e quando, quindi tra l'85 e il 90, furono fatti due programmi scientifici, incredibile ma vero, su Canale 5. Uno che era curato da Iash Gavronsky, non so se ve lo ricordate, che era un po' il Piero Angela di Canale 5. Cioè, io presumo che, lo dico perché non gliel'ho mai chiesto, ma presumo che Berlusconi negli anni 80 capì quant'era importante, oltre che parlare di drive-in e cose così abbastanza da ridere, diciamo, c'era la necessità di una divulgazione più approfondita, sempre tenendo conto dell'essere un canale generalista, Canale 5. Però affidò a Iash Gavronsky un programma di divulgazione scientifica che ebbe anche un suo dignitoso successo. E invece, sempre per fare questo parallelismo programmi di grande audience e programmi un po' più di nicchia, su Italia 1 ci fu un programma curato da un personaggio molto simpatico, un amico di Renzo Arbore, De Crescenzo, non so se ve lo ricordate, che fece un programma che si chiamava BIT, Storia di Computer, che era il primo tentativo, sto parlando della fine degli anni 80, quindi parlare di computer, informatica, sembrava un fatto rivoluzionario. E anche in quella fattispecie, aver scelto un personaggio molto accattivante, simpatico, da quelli della notte come De Crescenzo, fu un'idea comunque assolutamente giusta, che ebbe anche in quel caso un certo successo. Ma Riccardo, vorrei anche dire che, per esempio, a mio avviso, poi non so cos'è, sia il professore che i colleghi giornalisti cosa ne pensano, ma anche a mio avviso ha dato un grande contributo alla divulgazione di massa di argomenti così specifici un personaggio come Maurizio Costanzo, perché scelse nei 25 anni del Costanzo Show
in più serate di chiamare degli scienziati che sembravano in un contesto di quel tipo dei marziani, e invece riuscirono a parlare per 25 anni, è tantissimo, a un pubblico televisivo molto diffuso di argomenti sempre molto particolari. E quindi questi due filoni, da una parte il servizio pubblico con un ruolo assolutamente preminente e giustamente preminente, ma anche le televisioni commerciali, non sono state estranee al vostro mondo, Presidente, o certamente non lo sono state, o non hanno dato un contributo come voi avreste voluto, ed è giusto. Come sarebbe stato ma questo è un po'... Mi fa piacere salutare anche il vicepresidente della Commissione Cultura, l'onorevole Capua, che è qui anche lei, quindi certamente voi sapete che per le nostre competenze, al di là del fatto che io sono sia in Commissione Cultura che in Commissione Vigilanza, mi rendo conto che quando non ci sono i soldi per istituzioni così prestigiose come quelle che ci ospitano, oggi è la politica, diciamo, si manifesta come una grande negatività, ma purtroppo gli anni che stiamo attraversando sono noti per le difficoltà finanziarie del paese. Ma tu sei soddisfatto di quello del lavoro fatto? No, il soddisfatto che il lavoro che fa Rai... No, ho presentato un bilancio positivo tenendo conto che stiamo toccando degli argomenti che non sono la Formula 1 oggettivamente, e quindi in un paese dove c'è prima il calcio, l'automobilismo e argomenti così, può sembrare banale ma è purtroppo è drammaticamente vero. Però io dico che la RAI da molti anni sta seguendo con molta attenzione queste tematiche. Poi la RAI c'ha RAI Education, RAI Scuola. Adesso io non so sinceramente se la RAI dovrà fare un canale tematico solo sulla scienza, tra virgolette, insomma. Però la RAI ha 14 canali tematici, cioè non c'è più la RAI del primo canale che negli anni 70 il lunedì faceva il film, cioè che aveva gli appuntamenti fissi. Ormai ci sono 14 canali RAI, più 400 canali di tutti i tipi, cioè uno dovrebbe vivere chiuso dentro casa a guardare la televisione, cosa estremamente difficile. Però non possiamo non dare atto al servizio pubblico che ha fatto un egregio lavoro, perché anche quando il collega Onder fa da tantissimi anni dentro il TG2 la sua rubrica di divulgazione medico-scientifica, svolge un ruolo di straordinaria importanza per il telespettatore, per il se ci fosse qua il Presidente della Commissione Vigilanza, il grillino fico, direbbe per il per il cittadino telespettatore, e come faccio a non dare atto a Onder di avere fatto e di fare un lavoro assolutamente pregevole? E questo mi sembrano tutti dati di fatto incontrovertibili, caro Riccardo. Grazie, Peruffo, a te. Beh, è evidente che io oggi sono qui per ascoltare, non per parlarvi di scienza, perché non ho i titoli accademici, e anche nella carriera da studente, devo dire, avendo studi umanistici, ogni volta che ho incrociato materie scientifiche le ho sempre superate con grandissima fatica, per cui sono qui per ascoltare. Però questo fa... Esatto, ma infatti questo fa di me il perfetto fruitore dei programmi di divulgazione scientifica, intanto perché ho le figlie che tra un po' vanno alle scuole elementari, per cui mi devo preparare a saper rispondere alle domande, un po' perché, esatto, a preparare i compiti a casa, un po' perché io sono lettore del professor Bignami, ho visto i suoi programmi, non sulla RAI finora, dichiaro il conflitto di interessi, io conosco il professor Bignani, siamo tutti e due di Milano e Milano non è così grande, poi sono un parlamentare alla seconda legislatura, non ho tante legislature quanto il professor Lainati, quanto il presidente Lainati, però nella scorsa legislatura ero già nella commissione attività produttive e quindi ho incrociato il lavoro che il professor Bignami ha fatto in enti e agenzie che erano sottoposte alla vigilanza e all'indirizzo della commissione attività produttive. Però io voglio riprendere una riflessione che veniva
proposta prima. Io sono sicuro e convinto che avete avuto occasione di tanto in tanto di sentir parlare della Commissione di Vigilanza RAI, della quale faccio parte anche nella scorsa legislatura, immagino spesso legate alla stretta attualità, magari non me ne voglia il Presidente Lainati quando il Presidente Brunetta se la prende con i compensi del singolo conduttore, oppure ne avete sentito parlare quando è stato citato il Presidente Fico occupa gli studi di Viale Mazzini. Però al di là di questa quotidianità, in realtà la Commissione di Vigilanza sta facendo una discussione sul contratto di servizio, che è quello che regola il rapporto tra il governo e l'azienda, che è triennale, che deve intervenire rispetto a che cos'è servizio pubblico, quali sono le richieste. Stavo discutendo di come mettere coscienza nel contratto di servizio. Ci arriviamo. Diciamo che in questo momento c'è un lavoro nella Commissione di Vigilanza che è di una serie di audizioni su che cosa è necessario mettere in evidenza nel contratto di servizio, nel parere che deve esprimere la Commissione, e secondo me il dato di novità, per ricollegarmi a quello che veniva detto prima, è che questo è il primo contratto di servizio che è completamente in ambito della trasformazione digitale che è stata vissuta, perché il passaggio dall'analogico al digitale non è solo aver dovuto comprare per molti il decoder o avere una qualità diversa, avere una pluralità di offerta rispetto a prima. Però qui credo che per il servizio pubblico la domanda che si pone è, in ambito digitale, che comunque tecnologie di transizione alla rete, per cui il contenuto diventa centrale molto più di quanto non era prima, la possibilità di costruirsi in qualche modo anche i propri palinsesti, ma per il servizio pubblico diventa essenziale come farsi riconoscere e ritrovare. Cioè, nel momento in cui aumenta tantissimo l'offerta, e questo è il digitale, come si riconosce il servizio pubblico? Vi faccio un esempio che può sembrare lontano, ma mi serve poi per chiudere il ragionamento. Se guardate, oltre ai canali generalisti che conoscete benissimo tutti quanti, Rai 1, Rai 2, Rai 3, il primo canale Rai per ascolti è Rai Yo-Yo, che è quello che ha una connotazione molto precisa. Certo, io ho una bambina di 4 anni, il cui mito è Peppa Pig, per cui Rai Yo-Yo è fisso. Però è immediatamente riconoscibile, non solo per a chi si rivolge, ma anche perché ha alcuni brand come Peppa Pig fortissimi che ne danno un'immediata riconoscibilità. Allora, il servizio pubblico deve interrogarsi intorno a questo, cioè come si riconosce il servizio pubblico, su che cosa si caratterizza. Io credo che per le cose che sono state dette prima, cioè per quello di cui c'è bisogno di più nel nostro paese, un lavoro che deve essere fatto in maniera maggiore rispetto alla divulgazione della scienza, è un modo per caratterizzare il servizio pubblico. Guardate, ci sono tantissimi esempi, anche della concorrenza rispetto alla RAI, di trasmissioni, programmi di altissima qualità che incrociano anche il favore del pubblico in Italia e all'estero. Allora, secondo me, questo è il campo di ricerca. Io credo che il servizio pubblico si trovi di fronte a questa sfida, quello di ripensarsi completamente, farsi ritrovare, quindi essere maggiormente riconoscibile. E in questo, allora, credo che esperienze come quelle che oggi vengono presentate, che quindi noi incoraggiamo assolutamente, possono essere uno dei terreni, mi verrebbe da dire, di ricerca legato al tema della scienza su cui investire maggiormente come servizio pubblico. Abbiamo sentito ammirare spesso anche quando litigate sul minutaggio dei politici in televisione, quello ci sono 3 minuti, 3 minuti e 2. Avete mai litigato sul minutaggio della scienza? Non è mai capitato di accattigliare e dire no, c'è stata troppo poca scienza, no? Ma allora, non interessa. Allora, qualcuno che si è indignato, ma com'è possibile che non c'è scienza? Qui c'è, per esempio, un approccio, adesso parlo ovviamente, io sono capogruppo in vigilanza per il Partito Democratico, quindi ovvio, ho un punto di vista molto particolare. Noi più volte nel corso di questi anni abbiamo sempre sollevato la questione che quando parliamo di
pluralismo, ovvio, in campagna elettorale si applica la par condicio, quindi non si scappa, così come negli altri paesi europei, lì ci deve essere un minutaggio preciso e da quello non si può esulare. Però fuori dalla campagna elettorale c'è evidente una questione di equilibrio tra i diversi partiti, però forse noi dovremmo ragionare intorno al concetto che il pluralismo non è solo quello dei partiti, ma è il pluralismo anche nella società. Noi più volte, almeno come PD, avevamo sollevato la questione: quando parliamo del pluralismo dovremmo far parlare di più i corpi intermedi, le parti sociali, il mondo dell'associazionismo, anche questo, anzi, forse dovremmo dire che questo di più è pluralismo. Poi però mi rendo conto che il meccanismo anche comunicativo è, quando, lo citavo prima en passant, quando c'è l'interrogazione... Non volevo citare sempre Brunetta questa sera, Rainati. Sul compenso di Fazio e poi la querela televisiva, è evidente che quello concentra l'attenzione, richiama l'attenzione. Io continuo a pensare che quando parliamo di pluralismo invece dovremmo pensarlo in questi termini. Questa è stata anche la sfida nel precedente contratto di servizio. No, io volevo rubare il ruolo a Riccardo. No, semplicemente perché, data l'autorevoli presenze di scienziati, ma anche di direttori di rete, di giornali, autori televisivi, guardate che siccome tu prima hai parlato della questione Stamina, io ne ho parlato in termini giornalistici con il ministro Lorenzin, che è una mia carissima amica, e vorrei sentire un po' la vostra opinione, perché io sono abbastanza, come cittadino, sbalordito dal fatto che da 6 mesi alcune decine di persone bivaccano davanti a Montecitorio in una tenda da campeggio trasformata in una casa, e di tanto in tanto, ieri anche è successo, occupano Via del Corso con le carrozzine, cioè anche cose struggenti, cioè no, qui è un problema veramente incredibile. Allora ecco che io chiamo in causa la Rai 3, chiamo in causa gli scienziati, perché l'ho detto al ministro Lenzin, cioè qui bisogna andare in televisione e spiegare cos'è, perché il professore prima ne parlava, perché anche chi abita a Roma, chi vede i telegiornali, si domanda: ma questi poveretti che stanno lì da 6 mesi e che si buttano con la carrozzina sotto gli autobus, sono disperati? Purtroppo lo sono. No, ma come facciamo a spiegare agli italiani cos'è questa cosa? C'ho la risposta, perché la chiedo a Ilaria, dai, per favore. Per favore. Anche, per esempio, anche. Diciamo, sulla questione di Stamina ha parlato molto chiaro Nature l'altro giorno, più autorevole giornale scientifico del mondo, che ha chiesto esplicitamente e quasi brutalmente alla ministra della salute. Ti prego, accomodati. Allora, Stamina la riprendi dopo, sì. Tu, se vuoi, la posso. Allora, io, per chi non mi conoscesse, sono Ilaria Capua, sono una virologa. E sono anche in Parlamento, sono alla mia prima ed ultima legislatura. E sono una vittima della carenza di cultura scientifica in questo paese, sia per la mia vita precedente come ricercatore, ma sia anche per la mia vita attuale come parlamentare. E vorrei solo fare 2 esempi su questo. Nella mia vita precedente mi è successo che un direttore amministrativo, di fronte a un progetto di 2 milioni di euro che avevo portato, 3 milioni di euro, mi disse: Ilaria, tu sei solo un problema per noi, perché noi adesso questi soldi li dobbiamo spendere. E io capisco anche lui, perché poi dopo lui c'ha gli impiegati che non parlano l'inglese, lui c'ha una situazione che deve prendersi dentro, gli amministrativi sono quello che sono, però questa è la realtà italiana. E sono vittima adesso della mancanza di cultura scientifica, perché sono l'unico ricercatore in Parlamento e faccio una fatica erculea a cercare di far passare 2 cose di buon senso, e devo andare a chiedere per piacere a tutte le forze politiche: per favore, sono Ilaria Capua, ci sarebbe questo problema, la sperimentazione animale, eccetera eccetera.
Detto ciò, la cultura scientifica, la mancanza di cultura scientifica è un grandissimo problema in questo paese ed è forse uno dei problemi che c'è alla base della nostra difficoltà a essere competitivi. E quindi io penso che la RAI ha il dovere, dovrebbe prendere come tassa, di farsi carico di promuovere la cultura scientifica, ma come investimento per il futuro. Poi magari all'inizio non farà audience, perché magari non farà audience, ma noi dobbiamo tirare su delle giovani generazioni che comprendano il metodo scientifico, comprendano l'importanza della scienza, soprattutto come volano per la crescita. E poi, oltretutto, noi, la mia generazione è cresciuta anche coi documentari di Richard Attenborough e coi documentari della BBC. Allora, in Italia ci sta un sacco di scienziati bravi, ce ne sono tanti, c'è Boncinelli, c'è la Cattaneo, c'è Bignami, ci sono un sacco di bravi scienziati che non sono degli sfigati, perché nell'immaginario collettivo italiano lo scienziato è uno sfigato, e questo bisogna che le nuove generazioni capiscano che non è così, che la ricerca italiana ha portato alla comunità scientifica internazionale dei risultati importantissimi. Allora, è inutile che noi facciamo studiare i nostri figli, siamo orgogliosi se vanno a medicina, a biologia, a biotecnologie, e questi poi non hanno un futuro, oppure vogliono occuparsi di ricerca ma pensano che è una carriera perdente, che non andranno mai da nessuna parte. Allora, chiudo dicendo che la RAI ha, secondo me, l'obbligo di creare, di aiutare la comunità scientifica italiana, che tutti proteggono tipo Panda, ma che poi alla fine non interessa a nessuno, e ve lo dice chi sta in Parlamento, cioè della ricerca, della scienza non gli frega niente a nessuno, gli frega soltanto quando poi scoppiano le bombe in mano, tipo Stamina, piuttosto che altri problemi. Allora, la RAI ha il dovere di creare questa cultura, di investire in questa cultura, soprattutto perché attraverso un'educazione diversa delle giovani generazioni e stimolando la loro curiosità e il loro senso critico, che si pongano determinati problemi, che si facciano determinate domande, che parta l'elica della creatività, secondo me solo attraverso questo, o sicuramente non senza di questo, l'Italia riuscirà a riprendersi, perché altrimenti l'Italia continuerà a rimanere nel pantano nel quale si trova e ad essere un paese immobile rispetto agli altri paesi europei. Adesso grazie, perfetto, aspettavamo questo, volevamo qualcosa di del genere, una scossa. E magari la RAI c'ha qualcosa da dire subito su quello che ha detto Ilaria Capua. Fra le due parole tassa e investimento sceglierei investimento, perché le tasse godono di una popolarità molto scarsa in questo paese, forse anche più bassa di quella che dovrebbero avere, però penso che sia meglio usare il termine investimento. E quanto al dovere, l'ho detto prima, ma anche lì preferirei che fosse una scelta convinta piuttosto che un dovere, perché se lo trattiamo semplicemente come un dovere, questo io vi dico sapendo che anche questo naturalmente può essere oggetto di una discussione che dura ore, ma se noi facciamo un programma televisivo sulla scienza, fatto benissimo, ma poi chi lo vede sono le persone che sono in questa sala, non numericamente, ma intendo dire come qualità, cioè persone che hanno già un attaccamento a quei temi, una convinzione sulla loro importanza molto consolidata. Noi non abbiamo fatto una cosa inutile, perché è utile anche quello, ma non abbiamo fatto la cosa più utile, che è quella che è legata, penso, alla parola divulgazione, cioè allargare oltre la cerchia di quelli che già conoscono o sono interessati a quei problemi la mentalità scientifica, perché poi parlo anche di mentalità e non solo di fatti, perché poi quando arriviamo a Stamina, a me, quando devo citare un episodio che dimostra, diciamo, la difficoltà dei rapporti tra le sfere di competenza dell'Italia negli ultimi anni, Luciano Onder credo che lo potrebbe dire meglio di me, a me viene sempre da citare il caso di Bella e le cure oncologiche che hanno a un certo punto spaccato la coscienza anche degli italiani, perché poi si parlava di una cosa, come nel caso delle cure colestaminali, di malattie che hanno naturalmente anche un
ripercussioni psicologiche e le suscitano anche in quelli che non ne sono direttamente affetti da quelle malattie. Quindi si parla di temi che stanno proprio sulla coscienza, oltre che sulla... Quindi diffondere la mentalità scientifica, cioè l'approccio della scienza, citavo prima il caso dell'intervento del professor Boncinelli in una trasmissione che notoriamente si occupa di politica e di economia abitualmente, io credo che sia una missione importantissima. Secondo me dobbiamo cercare di farlo non pensando di parlare solo agli addetti ai lavori e a quelli che sono molto limitrofi agli addetti ai lavori, perché lì... ripeto, non è inutile nemmeno quello, ma probabilmente non è l'obiettivo che credo che stia a cuore a voi, in maniera a molti di voi che siete scienziati, nel caso dell'onorevole Capua, contemporaneamente anche parlamentari, ma parlo per il mio piccolo anche a chi ha lavorato a questi temi e quindi ha imparato nel corso del tempo ad apprezzarne l'importanza e anche a valutare le ripercussioni positive, perché poi ci sono risposte da parte del pubblico che non sono solo quantitative ma sono anche di comprensione dell'importanza di questi temi. Tu dici delle cose, mi permetto di dire, dal mio punto di vista largamente condivisibili, che se le dicesse uno che sta fuori direbbe vorrei tanto dire a qualcuno che sta dentro Viale Mazzini queste cose, poi le sento dire da Viale Mazzini, lui ne parla con la tarantola in treno, perché non succede? Beh, io su questo ritorno a dire però quello che ha detto prima, cioè non solo per il mio piccolo punto di vista, succede, nel senso che non posso dire che la RAI non si occupa di scienza, lo diceva prima anche Laina. Mi pare che venga fuori oggi, l'opinione largamente condivisa su un analfabetismo scientifico. Mi ricordo un po' quello che accadde in Italia negli anni 50 quando il maestro Manzi insegnò agli italiani a scrivere e a leggere fondamentalmente. Non è il caso di fare qualcosa in cui rinsegniamo agli italiani la cultura scientifica, cioè non c'è spazio per qualcosa di questo tipo. Allora si diceva non è mai troppo tardi. A me, viste le decisioni che prende la politica o l'opinione pubblica, le derive che prende sul caso Come Stamina, mi viene da dire che è quasi troppo tardi, sbrighiamoci. Ma io volevo fare un'osservazione e una proposta. La scienza deve andare su quelle che voi chiamate reti generaliste. Cioè la scienza deve andare sui programmi che vedono tutti, magari in un'ora buona, perché se no non si ottiene nulla. Un mio amico embriologo in Inghilterra ha tenuto per anni, una volta alla settimana, una volta ogni due, ogni volta al mese, una rubrica in cui raccontava a tutti quello che secondo lui era stata la scoperta più interessante di quel periodo, perché la scienza fa continue scoperte, e lo spiegava. E questo io mi sono sempre detto, ma perché non si può fare in questo paese? Intanto proviamoci, può darsi che alla quinta, alla sesta nessuno sta a sentire, ma se lo fai abbastanza breve, abbastanza incisiva e abbastanza autorevole, la gente sta a sentire. Perché gli Stati Uniti non hanno quei problemi che abbiamo noi, per esempio, per Stamina? Perché la gente è abituata a credere agli scienziati. In Italia la gente non è abituata a credere agli scienziati. Se si vedesse con una certa regolarità una serie di scienziati, non uno naturalmente, con diverse specializzazioni, che fanno discorsi seri, misurati, il bello di Piero Angela è che è misurato, perché se lui gridasse nessuno lo sarebbe a sentire, di queste cose. E poi per favore non diciamo, o non diciamo solo, che la scienza serve allo sviluppo. La scienza serve perché è bella, perché è bellissima, perché è la più grande avventura dell'animo umano. Sì, anche perché davvero ci fa tutti meno ignoranti, perché il problema di Bella ieri e il problema Stamina oggi sarebbe, come dice Dado, ridotto di importanza sociale se ci fosse un minimo di coscienza e di cultura scientifica, o diciamo semplicemente cultura tout court, diciamo, no? Nella gente, che poi capirebbe che non è il caso di fare delle derive populistiche su delle cose che sono delle ciarlatanate, in questo senso, voglio dire, ripeto, prendiamo esempio dal giornale scientifico più importante del mondo, Nature,
che ha chiesto esplicitamente alla ministra Lorenzin, appena citata, di spiegare di cosa si parla. La ministra finora non lo ha fatto. No, non è vero. No, a me non piace quando i ministri non si prendono le loro responsabilità. Attenzione, il ministro è uno solo, dopodiché è a disposizione tutti i comitati scientifici che vuole, li convoca, li fa lavorare a frustate e alla fine va al podio e dice questo è quello che penso. Allora, perché... In linea di massa, se lei mi consente un breve inciso, però vorrei far notare a lei e ai presenti che il meccanismo è inficiato dal fatto che se interviene un tribunale che ordina all'ospedale di somministrare la cura del professore, non mi ricordo se si chiama, di Stamina, i cittadini, quando vedo il telegiornale, sentono che il tribunale di Brescia impone per curare un bambino con il metodo Stamina il metodo stesso, è chiaro che a quel punto non è neanche più un problema di ministro o sottosegretario, è un problema che secondo me diventa drammatico, perché come mi ricordava il collega Peruffo, se domani si iniziano a dissanguare davanti a Montecitorio queste persone disperate, cioè sarà una roba drammatica, quindi qui c'è un'emergenza che deve riguardare voi come mondo della scienza, noi come mondo della politica e i giornalisti nel mondo del giornalismo, perché stiamo andando avanti da mesi su questo borderline che non si capisce cos'è questa cosa, perché anch'io penso che ci sono dei dubbi colossali, come lei mi manifestava prima e anche il professore diceva giustamente, ma ripeto, il cittadino italiano che segue il telegiornale e nel titolo c'è, Luciano aiutami anche te su questo argomento, e dice il tribunale ordina di somministrare la cura Stamina a un bambino che sta malissimo, allora uno dice ma allora scusa non è vero che è una fregatura, scusi, cioè nell'immaginario questo succede, è vero o no? Porto il microfono. Scusa, a onda. Nell'immaginario io voglio dire questo, io mi occupo di medicina da più di 30 anni e mi è capitato nel corso di questi anni di seguire alcuni di questi episodi simili a Stamina, Di Bella il più eclatante, ma prima c'era stata l'epoca di Guzzanti, primo ministro che io ho conosciuto, ministro eccezionale, ministro della salute, il metodo Bartorelli e l'UK101, due metodi che forse voi ricordate poco, anch'io mi ricordo molto male, però mi ricordo ancora che Guzzanti, da grande ministro, chiamò un gruppo di giornalisti, fra cui anche me, e disse, vedete, sta per scoppiare questo caso, me lo sento proprio bollire addosso, devo stare attento perché ci posso cascare sotto e ci posso morire schiacciato. Quindi io questo metodo Bartorelli, che era un medico di Milano che pretendeva di curare i tumori con una certa tecnica, non mi ricordo più, ma era un pre Di Bella, insomma, sembra impossibile, ma era proprio un Di Bella in erba, oltretutto lui non aveva il coraggio di Di Bella, eppure è scappato in Messico mentre era lì. Ma Guzzanti disse proprio, io questi debbo gestirli da ministro, non da scienziato, come? Li chiamo, vengano, stanno sotto, li sentite che urlano, me li chiamo dentro, ora li ricevo e inizio la sperimentazione, vedrete che mi svaniscono, così è stato. Lui li ha gestiti da politico, da ministro, pur essendo solo un tecnico, era stato direttore scientifico al Bambin Gesù, era un tecnico, insomma, un medico tecnico, però grandissimo politico, ha gestito sto metodo Bartorelli facendolo spompare. Lo stesso metodo Di Bella con quello che è stato, ci sono state le mani della politica su Di Bella in sostanza che l'hanno fatto crescere, esplodere eccetera, ma quando la Bindi, da vera leonessa, insomma, ha retto una pressione enorme, ha capito che doveva sentire le voci che venivano e ha chiamato per produrre i farmaci, ha chiamato lei, il Parlamento, perché tutti erano coinvolti, ha chiamato l'Istituto Militare di Firenze che produceva i farmaci, ha chiamato i tecnici a fare la sperimentazione. Il metodo, il fenomeno Di Bella è stato in qualche modo incanalato in quel binario.
in un binario che poi è stato dominabile, perché se continuava a avere il muro contro muro da parte della Bindi, ministro della salute con molto potere allora, molto più di quanti erano adesso le varie Lorenzine eccetera, se continuava a esserci muro contro muro, lei moriva, si doveva dimettere, già è stato un miracolo che non si è dimessa, ma in qualche modo la gestione politica significa che deve sentire certamente gli scienziati come Vannoni, Remuzzi adesso eccetera, per il metodo Vannoni va benissimo, però il ministro deve gestire il problema, deve farsene carico capendo qual è la strada e la via d'uscita, tentandola. Per il metodo Vannoni adesso, io penso del metodo Vannoni peggio di quello che pensa Remuzzi e tutti insieme, perché il metodo Vannoni è l'erede di quello che avveniva negli anni passati in Ucraina e in Cina, che chiamavano da questi paesi degli pseudomedici, dei poveracci col Parkinson piuttosto che con altri metodi, e gli infilavano delle cellule staminali nel cervello. Ho conosciuto due dipendenti Rai che sono morti. Uno aveva un tumore e uno aveva il Parkinson molto avanzato. Tutti e due prendevano dei voli per la Cina, ogni tanto si facevano infilare, non so come, delle cellule staminali in fronte, eccetera, pagano 22 milioni, mi ricordo, uno mi disse, vedi l'assegno, eccolo qua, e tremava tutto e sono morti ambedue con queste cose. Il metodo Vannoni è l'erede di questo, non per niente c'ha nell'equipe due medici ucraini, in sostanza, che sono gli stessi che sul computer, perché mi ricordo che quando mi chiamò questo dirigente Rai dicendo vado in Cina, eccetera, lo cercai su internet, presi informazioni eccetera, e venne fuori che anche in Ucraina facevano questa organizzazione con delle cellule staminali che non si capiva da dove venissero, insomma io pensavo che le tirassero fuori dagli embrioni dato che non c'era alcun tipo di controllo. Così adesso gli scienziati che hanno più o meno fatto la sperimentazione che stanno portando hanno ragione a dire non c'è nulla in questo momento, non si capisce nemmeno che cosa fanno sinceramente, non c'è proprio niente, ma da parte dei politici un'azione per capire e per dominare, altrimenti è chiaro che è straziante. Io ieri ho guardato i tre telegiornali nostri, ho al TG2 ma gli altri, hanno fatto tre servizi, tutti e tre lacrimevoli e strazianti. Tutti e tre facevano vedere non solo quelli di Piazza Montecitorio che si sono buttati in Via del Corso con ste carrozzelle, eccetera, ma quelli che a Brescia hanno sfondato la porta e sono andati col direttore sanitario a scontrarsi, a dire, e il direttore sanitario si è dovuto giustificare, poveraccio, dicendo io ce li ho già 35 di voi ricoverati, come faccio a ricoverare gli altri 120 che sono fuori? Come faccio a... tutti e tre i servizi, fatti bene dal punto di vista della cronaca, perché raccontavano l'episodio, quello che era accaduto nella giornata, da un punto di vista scientifico, non scadenti, ma pessimi, un delitto contro la scienza, ma contro gli italiani, perché veramente da non far capire qual è la realtà, fa non far capire quelli sono soldi buttati. Che quei 35 che occupano 35 letti all'ospedale di Brescia impediscono al bambino che ha una malattia neurologica curabile di essere curato e di essere in qualche modo aiutato. Con l'epilessia, certo, non può intervenire, non può andare lì a fare quello che deve fare, in sostanza. È chiaro? Le ho potute dire, sì. Non c'è un'opinione pubblica che lo recepisca. L'opinione pubblica si intende dire la cultura dall'altra parte. Non c'è. È una cosa grave. Ecco, la cosa grave è questa, che io posso dire queste cose. Le posso mettere in onda, io devo stare attento. Perché quando ci fu Di Bella, lasciando da parte Vannoni, eccetera, quando ci fu Di Bella, io venni attaccato da Di Bella e le massime autorità della RAI mi chiamarono e mi dissero, Lucia, vacci piano, perché dietro te c'è la RAI, stai attento, perché tu vieni linciato, ma insieme a te veniamo linciati noi, vacci piano. Però a parte queste considerazioni, alcune cose possono essere dette, ma fino a un certo punto, perché non trovi, sembrano delle cose eccessive, sbagliate, sembra stare io a essere un portatore di Iella, insomma, come la vuoi chiamare? Ecco,
Quindi devo dosare l'intervento su queste cose, devo stare attento per non rimanere scottato e bruciato sulla cosa, perché lo dico una volta, al giorno successivo chiamano un altro. Ora, tutti e tre i telegiornali ieri sera, sia chiaro, io sono parte in causa, non voglio accusare nessuno, nessuno dei tre ha sentito l'esigenza di mettere vicino a quel servizio di cronaca l'opinione del professore, l'opinione mia o l'opinione del professore o l'opinione della capua o l'opinione di un altro, nessuno dei tre, ma neanche Canale 5, ma nessuno, ma forse nemmeno Corriere della Sera, perché è politicamente sgradito metterci vicino l'opinione di mia, per esempio, che dice state attenti perché quello non si sa che fa, non si sa dove prende ste cellule, chi le garantisce che sono proprio così, eccetera eccetera. È chiaro, quello che posso dire me lo studio prima e in qualche modo dico una cosa molto sensata poi all'atto pratico, ma questo, lo spazio per dire questo non c'è, ve lo garantisco, manca la cultura scientifica in tutta la classe dirigente, scusate se lo dico brutalmente. È lo stesso fenomeno, io faccio medicina da più di 30 anni, sono quasi 33 anni che vado in onda tutti i giorni, forse è la rubrica più antica, ma quando io ho iniziato, vi garantisco che la cultura medica, scientifico-medica, era molto bassa in tutti, compreso in me. Io non sono laureato in medicina, ho imparato tutto lavorando via via, era molto bassa, potrei citare degli esempi che fanno sorridere oggi, passati 30 anni. Oggi non è più così, è molto cambiata. Le lettere che ricevo di persone che hanno la figlia con l'orticaria a Palermo, a Reggio Calabria, o a Milano, al Pertini di Roma, ricoverate, eccetera. Sono di gente che cerca di trovare la strada giusta, che cerca un aiuto, che sa che cosa chiedere. La cultura è cambiata grazie alla televisione. Grazie soprattutto a questi, ai medici di base, ai medici esperti, tutto quello che mi pare, ma la televisione ha giocato un ruolo in questi 30 anni importantissimo. Io sono stato uno degli strumenti, non soltanto io, ma tanti altri. I cittadini sulla salute, sulla sanità, sulla necessità di fare diagnosi precoce, prevenzione, ne sanno e si danno da fare. Tumore alla prostata, alla mammella. Io mi ricordo solo un episodio. Quando ho cominciato a fare medicina, un mio collega aveva un problema e lo mandai da un urologo, lui tornò e non mi seppe riferire che cosa aveva detto l'urologo, perché non conosceva la parola prostata e il concetto di prostata. Oggi, voglio dire, lo dico, è la realtà, insomma, non è nulla da vergognarsi. Ma 30 anni fa un fior di giornalista, che poi è diventato pure deputato, eccetera, un fior di giornalista molto più in gamba di me, però si era dimenticato la parola. Oggi come oggi, tutti mi vengono dicendo ci sono i semini radioattivi, io voglio fare quello, mi hanno detto che a Lodi lo fanno, mi mandi a Lodi, come faccio a entrare in contatto e così via. E questo si verifica ed è cambiata la cultura. Per la scienza non è così. Per la scienza la cultura va creata. Io faccio un esempio. Io per 5 anni ho fatto il conduttore di un canale satellitare di Rai Education sulla scienza, si chiamava Explora, molti di voi hanno partecipato. Per quei 5 anni è passata tutta la scienza da allora, all'inizio degli anni 2000, dal 2000-2005. Era un canale satellitare 2 ore al giorno, si svolgeva tutto in uno studio, tutto dentro lo studio, nessun filmato, dibattiti sugli OGM piuttosto che sulle tecnologie. Incide sì, ma incide fino a un certo punto, è sui canali generalisti che deve andare, i concetti via via. Per esempio, io è una cosa che voglio riprendere, parlo per esempio molte volte delle protesi all'anca, protesi eccetera, sento dire da chi viene, noi usiamo una protesi di ceramica, adesso poco fa ho il bigliettino in tasca, un industriale, ecco, il signore mi ha detto io ho un'industria a Foligno con 800 dipendenti, produco queste viti che vanno su tutti gli aerei Boeing americani, militari eccetera, tranne che in Alitalia. La domanda è, questa è una vite che è prodotta dall'ingegneria, in parte in ceramica, in parte in un'altra, che ne so. Ecco, è chiaro che io debbo tutte le volte studiare l'argomento per poi trasferirlo. Ora, voglio dire, ma il cittadino si rende conto che la scienza significa produrre una vite particolare che vendi in tutto il mondo, cioè a Foligno un'industria con 800 dipendenti che ha l'interfaccia a Seattle e
mentre invece se lo ignoriamo, poi dice, sa, le vendo a tutti tranne che dall'Italia. Come mai le vende a tutti tranne che dall'Italia? I dirigenti dall'Italia non sanno distinguere fra una vite avanzatissima e un'altra. Quindi per ritornare a Vannoni, io vorrei dire alla Lorenzin che lei la deve prendere politicamente il problema, cercare di andare incontro a questi, perché se lei rimette il comunicato della Commissione, io l'ho letto, ho discusso con Remuzzi, eccetera, è perfetto il comunicato, Remuzzi merita il premio Nobel per questo, però non è quello che Lorenzin deve trasmettere a questi poveracci che sono disperati e che hanno dei problemi smisurati. Noi stessi, io stesso guardando, dico, mazza, questi poveracci in che situazione si trovano. Lei li deve gestire politicamente, concedendo loro alcune cose, in modo tale che si smorzi il fenomeno, altrimenti diventa che ve li ritrovate di fronte a Montecitorio, che si taglieranno le vene e voi dovete fare una legge perché vengano curati domattina al Gemelli tutti quanti, inevitabilmente. Quindi è un bel lavoro da fare. Grazie. Grazie di questo bel intervento. Mi chiedevo, quando dicevi che ricevi le lettere, ricevi proprio delle lettere o delle mail? Tu dicevi che ricevi le lettere ancora, delle mail o delle lettere? Ah, delle mail, no, perché immaginavo ci fosse ancora qualcuno che scriveva le lettere, ma ci saranno ancora anche lettere. Sì, ci sono ancora le lettere, vabbè. Sì, no, la pubblica amministrazione so che le usano parecchio ancora. Dicevi che c'è un deficit di azione politica e mi pare che invece Giorgio Lainati, non peraltro appunto sta nel partito del Presidente Berlusconi, dice che è un problema di magistrati, no? Che quando... No, da caso dicevi... C'è sempre questa magistratura che crea questi problemi. No, no. Sì, sì, certo, che quando il tribunale ti ordina... Stanno imponendo... Sì, sì, certo, lo so. Ma certo. No, ma stavo... Giorgio, conoscendoti da 20 anni, stavo scherzando sulla tua provenienza politica, ovviamente. Questo crea un conflitto, un cortocircuito tra il Ministero, la richiesta di queste persone di un decreto che dovrebbe fare il governo, il tentativo della pressione psicologica più drammatica possibile rispetto al governo per avere un decreto. Ma è tutto un colossale cortocircuito. Perfetto, ma infatti, Giorgio... Io chiedo ai professori, ma esistono degli accademici italiani che sono in grado di dire allora, questo? Perché Giorgio, io non, no, Giorgio, non ti avevo ridato la parola, mannaggia, te la sei ripresa, non ti avevo ridato. No, se esistono dei professori che dicono che il metodo Stamina funziona, uno contrappone al TG1, TG2, TG3 le opinioni, però volevo, ma non lo so. Volevo provare a raccontare un piccolo episodio personale e vedere se su questo Nanni Bignami e Boncinelli avevano voglia di commentare. Noi siamo spesso, abbiamo detto che c'è un deficit di azione politica e c'è un problema della magistratura. Io credo che c'è un deficit di informazione scientifica. Noi siamo spesso portati a pensare, per esempio, che sul web o noi mettiamo delle cretinate assolute, i gattini che suonano il pianoforte, oppure le cose non funzionano. Io tra le tante cose che faccio nella vita dirigo un piccolo sito di innovazione, si chiama Che Futuro, dove ho trovato un giovane blogger, che in realtà è uno scienziato, un giovane biotecnologo di Trento, si chiama Jason Fontana, di 23 anni, che scrive molto bene, e che l'altro giorno mi ha mandato una storia sul caso Stamina, la ricostruzione puntuale della vicenda, che io stesso non conoscevo, perché quando leggo sui giornali, leggo il fatto di cronaca, che mi impressiona, mi impressionano le storie umane che ci sono dietro, ma non riesco a capire più il senso di quello di cui si parla. E la stessa cosa accade al telegiornale. E lui mi ha mandato una ricostruzione puntuale, scritta molto bene, da scienziato, 23enne, ed il pezzo era lungo 21.000 caratteri. 21.000 caratteri sono poco più di 4 pagine di giornale. Cioè nessun giornale al mondo pubblicherebbe una roba di 21.000 caratteri. Sul web possiamo fare come ci pare. L'abbiamo pubblicato, è stato il pezzo più letto della storia di Che Futuro. Ha avuto 46.000 condivisioni su Facebook. Da un piccolo sito che si occupa di innovazione, 46.000 condivisioni su Facebook di 21.000 caratteri, il titolo era Le 16 tappe fondamentali del caso Stamina e perché così in Italia la scienza muore. Però 46.000 persone ancora running, come si dice in questi casi, sta ancora, il contatore non è finito, dimostrano che forse non è vero che non dobbiamo dare per forza delle cose facilitate, non è vero che dobbiamo dare per forza un'informazione addomesticata, non è vero che dobbiamo parlare di drive-in come era negli anni 80, non è vero che c'è soltanto spazio per quello. A volte, se parliamo seriamente, autorevolmente, in maniera informata e autorevole, come potrebbe fare magari il professor Boncinelli, di queste cose, anche in prima serata, mi viene da dire, Valentini,
forse ce la possiamo fare. Adesso io ti metto in mezzo perché tu sei quello che dirige un pezzo di televisione pubblica, ma io immagino che un Ballarò, adesso non sarà mai il Ballarò, perché però un Ballarò in prima serata sul caso Stamina fatto bene probabilmente farebbe un record di ascolti, e probabilmente quel giorno il professor Boncinelli farebbe il record della, batterebbe il record della volta precedente spiegando perché è una bufala, e magari risolverebbe un problema sociale grave, o no? Ma bisogna stare attenti a usare parole grosse, perché se diciamo una bufala creiamo subito degli anticorpi. È una cura che non serve a niente, perché in nessuna parte del mondo si fa qualcosa del genere. Uno dei difetti che gli italiani hanno è che non guardano mai gli altri. Noi, quando si inventa un ministero, quando si inventa un istituto, si reinventa, non si copia quello che è stato fatto. Ma in quale parte del mondo, a parte piccole enclavi interessate economicamente, si fanno insufflazioni di cellule staminali a specifiche per un problema specifico? Da nessuna parte. Quindi bisogna dire che il sistema non serve a niente, e se non serve a niente, porta via soldi, porta via posti letto, è obiettivamente un vulnus che noi facciamo al sistema sanitario italiano. Però questo si può dire a chi intende, a chi non ha voglia di intendere bisogna essere un pochino più netti e dire: non serve a niente per questo, questo, questo e questo. Non troppo lunghi, perché se è vero che sul web uno si può leggere 21.000 battute, in televisione non regola. Non troppo lunghi e possibilmente autorevoli. Questo, secondo me, fatto su questo, fatto sugli OGM, fatta con tante altre cose di cui noi soffriamo, con il tempo, perché miracoli non li fa nessuno, con il tempo qualche effetto l'avrebbe. Ma pensiamo anche al dibattito sulla sperimentazione animale, dove poi a un certo punto... Quello è ancora più triste, quello è ancora più triste. Quello è ancora più triste, perché che qualcuno pensi che oggi si possa fare della ricerca saltando a piè pari gli animali, loro non sanno nemmeno, per esempio, che si può fare ricerca sulle cellule. Quindi bisogna dirlo, si può fare anche ricerca sulle cellule, però su certe cose le cellule non bastano. Quindi bisogna, come dire, dare un po' di spago, un po' di soddisfazione a chi brontola e basta, però far vedere anche i confini del metodo. Senza ricerca, a parte questo termine abominevole che è vivisezione, io lo trovo un termine abominevole. Chi mai negli ultimi 30 anni in cui ho fatto il suo mestiere ha fatto una vivisezione? Nessuno. Si tratta di tenere in gabbie pulite, di narcotizzare al momento opportuno, di fare piccoli interventi solo se necessari e minimo possibile. Però le cose vanno dette velocemente, perché la gente dopo un po' non si accorge, però con una grande perentorietà. Il discorso che ha fatto Onder di Guzzanti era che evidentemente aveva una certa perentorietà. Io volevo aggiungere una cosa, non sono detto cose giustissime, però faccio l'esempio. Questo stesso discorso che il professore ha fatto, mi è capitato di farlo, per esempio, con i curatori di una trasmissione del pomeriggio, direi uno, che avevano invitato tre papà di tre bambini straziati in quella maniera, hanno fatto un collegamento con l'isola di Capo Verde dove si trovava Vannoni. I tre papà hanno raccontato tre storie strazianti. Vannoni, che stava a Capo Verde perché lì fanno ricerca, La conclusione era, gli ho detto, sai, la risposta mi è stata data, tu hai ragione su tutto, ma guarda che della cosa si è occupato anche il Papa. Il Papa, poveraccio, ha ricevuto un giorno un padre e una madre con uno di questi ragazzini, l'ha messo sul tavolo della mensa dell'albergo Santa Marta e l'ha baciato, questo ha fatto. È chiaro che questa foto viene usata dai tre padri per dire: noi abbiamo questo, vedete, pure il Papa l'ha visto. È chiaro che il Papa non ha parlato di Vannoni, probabilmente, ma nemmeno chi sia. Però sta di fatto che
non è possibile che poi, io conosco molto bene Remuzzi, che con l'unico con cui ho parlato e ho scambiato le idee, perché le idee che ogni volta scambio con qualcuno che conosco. Allora, è chiaro che Remuzzi in quella trasmissione, o un Luciano Onder, sarebbe stato fatto a fette dal conduttore, da tutti. Perché? Ma come faccio io a dire a quel papà in quel momento, a quei tre padri lì, guardate che non serve a niente, perché quelli si mettono a dire no, lei lo dice perché non ci vuol dare quest'ultima speranza, se non altro rispondono così. Quindi la gestione non può essere a Ballarò che mette da una parte quelli favorevoli e dall'altra quelli contrari, perché non funziona. Oltretutto i vari Remuzzi, geniaccio, scienziato vero, tutto, farebbero una brutta figura rispetto ai tre padri semplici, persone che soffrono una situazione del tipo. Quindi allora bisogna far maturare pian piano le cose, e la cosa va presa dal punto di vista politico, concedendo alcune cose, in questo momento la sperimentazione, in questo momento l'assistenza a questi, perché sennò questi stanno lì davanti. Io stesso quando faccio una passeggiata al centro li vedo tutte le volte e dico, ma questi stanno a fare qui, sono tre mesi che stanno lì, se non di più, che io ricordi, eccetera, e quelli continueranno, oltretutto anche chi li sovvenziona, ma queste sono cose da poco, per carità. Però non si può fare il giusto è questo, voi state di là, eccetera, perché questo prima o poi viene al pettine. Ho visto anche una volta, scusate, una cosa di un'inciviltà totale, il ministro Lorenzini usciva con una macchina a Piazza di Pietra a l'una di notte, fermata lì, e trasmessa poi, dove l'ho visto non mi ricordo, forse sul sito del Corriere della Sera, ma insomma una cosa di un'inciviltà unica, non si dovrebbe verificare per nessuno, né per me, né per la Lorenzin, né per altri in sostanza, e poi nessuno ha il diritto di trasmettere una cosa del genere, perché questi poveracci del metodo Vannoni sulle seggioline a rotelle con 100.000 malattie diverse, poi ho visto, l'hanno circondata, l'hanno contestata, l'hanno costretta a uscire, lei si è dovuta giustificare, ma come si fa una cosa del genere in sostanza? Oltretutto il Corriere della Sera ha trasmesso, insomma era il Corriere della Sera mi sembra proprio, il sito eccetera, come se fosse in colpa lei. È chiaro però che questa è una lezione per dire alla Lorenzin che lei lo deve gestire la cosa, concedendo, non so come, perché è mica così facile, ecco, però deve fare qualcosa, perché se no prima o poi si ritroverà nella stessa situazione. Ma io ho fatto la proposta della scienza in buona serata, ma so che non sarà miracolosa se contemporaneamente, non si fa crescere la mentalità scientifica, cioè bisogna lavorare su due piani: l'intervento in prima serata per le cose grosse, ma contemporaneamente bisogna lavorare dalla scuola materna. Bisogna lavorare, perché l'italiano davanti a un istogramma, a NASPA, l'italiano davanti a una percentuale si sente a disagio, e come si fa poi a discutere con queste persone? Bene, andiamo verso le conclusioni, Giovanni. Sì, ovviamente non potrei essere più d'accordo, l'altro giorno in questa riunione nella sala Koch del Senato, dove c'era anche il Presidente della Repubblica, e giusto appunto Remuzzi, per esempio, ha fatto una splendida lezione. Io mi sono permesso di ricordare una realtà terrificante. Un italiano su quattro è convinto che la Terra ci metta un mese a girare intorno al Sole. Quanto ci mette la Terra a girare intorno al Sole? Oddio, mi coglie. Cioè, la Terra ci mette un giorno. Ecco. No, beh, è una cosa. Non è bello cercare di farci fare queste figure, però. Insomma. Allora vedi che c'è una ragione, vuole fare concorrenza anche alle Iene. No? Anche alle Iene. Non solo. No, ma poi. Dopo passiamo a domande più difficili. Il direttore. Dopo passiamo. Sì, no, a me no. Il direttore è più sensibile. Allora. Ascolta, uno su quattro oggettivamente pensa che ci metta un mese a andare. Quindi, come dice Dado, lascia perdere l'istogramma che è un concettone di grosso calibro, c'è da fare un lavoro di base proprio, mi pare, molto, molto generale, ed è
questo in fondo è il tema del nostro incontro, con tutte le sue ovviamente diramazioni. Tra l'altro vorrei anche aggiungere che è profondamente sbagliato il dibattito televisivo dove si mettono gli uni contro gli altri dando uguale dignità a quelli che dicono che non esiste una variazione o un effetto antropologico sulla variazione del clima, per esempio, no? O cose del genere, voglio dire, per buttare lì un altro argomentaccio piuttosto interessante e caldo. Qua siamo in un regno dell'astrofisica che sembra essere asettico fino a quando non cominciamo a vedere che stiamo scoprendo pianeti con sulla vita, per esempio. Cosa succederebbe? Faccio Riccardo, alla fine si arrabbia. No, allora, no, chiedo al Presidente, perché è lui che lo sa. Cioè, ogni volta che c'è un accadimento drammatico, vuoi lo tsunami, vuoi il terremoto, l'eruzione gigantesca, allora risorge l'interesse dei cittadini per l'opinione degli scienziati. Poi c'è l'andamento sinusoidale per cui ricompare tutto nell'ordinaria amministrazione. Altro accadimento della natura e vi riporta in primo piano. E questo non va bene. Ma no che non va bene, appunto. Ci vogliono persone come Ilaria e tanti altri che ci spieghino come si fa a fare la ricerca. Io sui terremoti ho fatto delle lezioni anche, nei quali spiego che noi viviamo, che la vita esiste sulla Terra perché ci sono i terremoti. È un concettino difficile questo qui, però è vero, nel senso che se non ci fossero i moti tettonici delle placche, non verrebbe su, dall'interno della Terra non verrebbero i nutrienti che permettono la vita sulla Terra. Se si bloccasse questo moto, che è quello che genera i terremoti, nel giro di 1 milione di anni, e la Terra ha 4,6 miliardi di anni, quindi nel giro di 1 milione di anni la vita finirebbe. Quando uno dice questa cosa, panico assoluto, bisogna dire che viviamo grazie al fatto che esistono i terremoti, per esempio. Cioè, allora, torniamo al baricentro del discorso che volevamo fare questa sera, il tentativo di far salire con grande difficoltà il livello medio di cultura scientifica, qualunque cosa questo voglia dire, in tutti i campi, dai virus, dai Ilaria. Volevo solo dire una cosa riflettendo su quello che è stato detto. Allora, nel mio campo di attività, che è quello delle malattie emergenti, si fa sempre il conto se conviene di più gestire l'emergenza o gestire la prevenzione dell'emergenza, cioè quando si parla di aviaria, di mucca pazza, di tutti a dire oddio, crollo del consumo di carne, a gente che non viaggia, gli aerei. Allora, allo stesso modo mi viene da pensare, l'Italia può continuare a gestire le problematiche che girano intorno alla scienza, siano esse le crisi del sistema agroalimentare, i terremoti, il caso Stamina e via dicendo, come emergenze che trovano il cittadino impreparato e poi trovano anche quello che diceva Boncinelli, è vero, i cittadini non credono a quello che dicono gli scienziati. Oh, ma guardate che noi abbiamo studiato un sacco, cioè noi mica siamo qua a fare le fotocopie, cioè ci siamo impegnati tutta una vita per essere credibili. Allora, e infatti siamo qua. No, no, ma... Allora... Ci vuole proprio giurire trovare la stessa cosa. No, questo anche però è un problema. Comunque, posso finire? Poi la. No, no, se mi fa. No, allora. Allora faccio parlare lui, volevo solo finire quello che stavo dicendo. Allora, un conto, cioè, secondo me la classe dirigente di questo paese, di cui io faccio parte e di cui io sono vittima, vedi sperimentazione animale, che io sono l'unica che ha parlato in Parlamento e che è andata a chiedere,
e ha presentato un ordine del giorno perché l'emendamento non si può fare perché blocca tutte le altre direttive comunitarie. E io mi sono sentita dire, quando ho spiegato a un esponente del Movimento 5 Stelle, ma poteva essere di chiunque, qualunque altro gruppo, gli ho spiegato le motivazioni del perché non potevamo far passare quell'articolo, mi è stato detto no, perché tu non hai capito. Allora, a me mi hanno detto tante cose nella vita, ma tu non hai capito, veramente non è che mi è stato detto tante volte. Allora, detto ciò, quello che mi viene da dire è che la classe dirigente ha la responsabilità di decidere se è logico e necessario investire nella cultura scientifica di questo paese, dove si capisca la differenza fra un istogramma e una palla da biliardo, oppure se è più conveniente per il paese, per le future generazioni e per anche la salute di tutti, oltre che l'immagine che l'Italia dà all'estero, vedi la storia dei terremoti che hanno detto che quelli devono prevedere il terremoto, continuare a gestire queste cose come crisi. Sono due vie diverse. Uno lo gestisci come emergenza, l'altro cerchi di risolverlo. Noi secondo me abbiamo la responsabilità di cercare di risolverlo alla radice. Mi appello agli altri politici di più lungo corso e che sicuramente rimarranno in Parlamento più di me, di cercare di fare. Anzi, io mi appello, qua dico l'ultima cosa, ai ricercatori, perché un ricercatore in Parlamento che sarei io non è che può far molto, non può far massa critica. E quindi se la ricerca, la scienza sono l'ultima priorità dell'Italia, è pure colpa nostra. Grazie, Dario. Sì. Ti presenti, prego. Scusate, un minuto. Sì, sono Giorgio Zaccaro, sono insegnante di filosofia e storia che sa pochissimo di scienza. Da quando è scoppiato quest'anno il caso Stamina e proteste, mi sto interessando di questa cosa e sto organizzando anche un po' di incontri. Il 20 gennaio, ad esempio, siamo al liceo Tasso, al liceo Vivona, in Campidoglio, viene Lucio Russo, vengono un po' di scienziati importanti e parleremo con 200 ragazzi. Quindi qualcosa della società civile si muove. Però, scusate l'ignoranza, io ormai ho 58 anni, no? Ho fatto 9 anni di precario alla RAI, conosco tutte le dinamiche di questa capitale. Mi chiedo, allora, faccio un piccolo elenco, Telethon, AIRC, CNR, quante ce ne stanno? Ma è possibile che tutte queste forze, che ognuna di queste ha una potenza in mano, non riescono a concentrarsi su un punto, su un obiettivo, una giornata per la ricerca? Non lo so, sto farneticando, però visto dall'esterno, il cittadino comune che non conta nulla, perché voi sapete che insegnanti, cioè sembra paradossale, cioè, stiamo ancora parlando della televisione di 50 anni fa, quando vedi Riccardo Luna fa ormai convegni su internet e c'è TED, voi TED lo conoscete benissimo, no? Videoconferenze che fanno faville, cioè ci sta un mondo di possibilità e stiamo ancora a rimpiangere i tempi degli anni 50. Regà, ve prego, cioè stamattina ho parlato con Fabio Maiorino, è uno che lavora per Rai 5, mi ha raccontato che lui ha 5 filmati di 5 ore bellissimi che stanno in magazzino Rai che non escono, fatti sugli standard della televisione della BBC. La BBC fa ascolti altissimi sull'informazione sulla scienza. Quindi io ringrazio l'astrofisico Bignami per questo coraggioso tentativo, però avrei l'impressione che forse in questo paese sarebbe ora di dare spazio un Renzi della comunicazione. Grazie. Volevo finire con la riga del tuo comunicato. Se tu dici creazione di programmi di qualità, per intenderci, niente Katzinger. È una citazione, sì, è una citazione inevitabile, ma gloriosa, come dire, no? Tutti sappiamo chi è, cos'è Katzinger, una sublime, come dire, invenzione di uno dei più grandi della televisione di oggi, credo che sia giusto dire, insomma, no? E ovviamente, no, che mi pare giusto, benissimo. Non sai cos'è Katzinger, devo spiegare cos'è Katzinger. Ah, te lo sta spiegando. Sì, sì, adesso velocemente, è una roba importante, una parte fondamentale della cultura di ciascuno di noi. Non Katzinger, cioè fare programmi di qualità, è chiaro che cosa vuol dire, cioè
cercare al meglio di dire in modo semplice cos'è un istogramma, quanto tempo ci mette la Terra ad andare intorno al Sole, se cade un meteorite in Siberia, niente panico, è una cosa assolutamente normale, non è che adesso dobbiamo metterci a preparare ombrelli da portare in giro o antimeteorite, voglio dire, no? Sono miliardi di anni che cadono sulla Terra e non c'è mai stato neanche un morto per meteoriti. Un cane egiziano ucciso da un meteorite nell'Ottocento e basta. Questa volta c'è stato qualche ferito perché erano esplosi dei vetri, eccetera, delle cose che non hanno nulla a che fare, ma nessuno è mai stato colpito da un sasso che viene e ogni anno cadono sulla Terra 40.000 tonnellate ogni anno di materiale extraterrestre cade sulla Terra. E finora ce la siamo sempre cavata, quindi non andiamo a inventare, come farebbe Katzinger, l'ombrello antimeteorite, insomma, che forse renderebbe. Appunto, nel campo degli ascolti sarebbe fantastico. Non volevo ridare la parola alla Giorgio Renati, ma lo so, ma ti volevo chiedere a voi due telegraficamente, sulla sperimentazione animale, cosa avete votato? Siete preparato? Sì. Per sapere, non mica avevo un test da fare. Noi abbiamo seguito l'indicazione del gruppo, anche perché poi in aula funzionano i gruppi parlamentari che si segue l'indicazione del gruppo. E il gruppo, non lo so, il gruppo PD? Sì, il gruppo del PD. Ma posso spiegare cosa è successo? Perché se no non si crea dopo... Però dategli il microfono. No, allora, sulla sperimentazione animale, praticamente c'erano 20 direttive comunitarie che dovevano essere recepite perché noi paghiamo le multe tutti i giorni per queste idee. L'ultima che mancava era quella sulla sperimentazione animale, dove c'è stato un emendamento presentato dalla Brambilla, si può dire, che di fatto, si può dire? No, perché non è lei prima firmataria, perché è al Senato, comunque, dove di fatto si mettono una serie di divieti che tagliano fuori la ricerca biomedica italiana da tutti i circuiti di ricerca internazionali, perché non si può più fare niente. Allora, io ho parlato ore con il ministro Moavero, sono andata a parlare in Commissione Sanità, ho parlato con la Lorenzino, ho parlato con la Carrozza, risposta. Non si può andare contro questo emendamento, quindi cioè l'Italia fa una legge più restrittiva dell'Unione Europea, questa legge è stata condivisa dalle lobby animaliste, da gente che si occupa di benessere animale, eccetera, eccetera. Perché? Perché qualora l'emendamento fosse passato, tutte e 20 le direttive sarebbero dovute tornare al Senato e quindi sarebbero scaduti i termini e noi avremmo pagato multe su multe su multe. Allora, io ho presentato sola e solitaria un ordine del giorno che impegnava il governo a rispettare la norma europea, l'ordine del giorno è stato accolto, se poi il governo lo mette in pratica o no, io non lo so perché non ne so abbastanza di politica. Quello che ho sentito dire, e l'altro giorno sono andata a parlare con la Carrozza di questo, è che la proposta sarà di chiedere una proroga di 3 anni all'implementazione di questa norma restrittiva, ma io ho detto, ma come una proroga di 3 anni? Ma che ci facciamo? Risposta è stata, non c'è lo spazio politico per fare altro. E che a me mi sono cascate le braccia, non per la Carrozza, poverina, che non c'entra niente, ma questo è quello che mi è stato detto. Possiamo spiegare, perché praticamente nell'esplosione del centrodestra, perché gli animalisti sono trasversali e però quando poi i gruppi si spaccano è casuale dove vanno a finire gli animalisti. Dobbiamo dire alle persone che sono qui che gli animalisti più, come dire, estremi sono nei centri esterni. Sì, ma gli animalisti però stanno dappertutto, purtroppo, no, ognuno c'è, ognuno c'ha i suoi. Breve, sì, è finita. No, ma la collega vicepresidente della Commissione Cultura giustamente sta mettendo in rilievo le contraddizioni che ci sono nel mondo della politica, ma nella società italiana. Cioè ormai tutto è governato
dall'opinione pubblica e dai convincimenti che i mezzi di comunicazione, non più solo le televisioni generaliste, ma internet, qualsiasi altro mezzo, influenza le scelte dell'opinione pubblica e delle opinioni pubbliche. Per cui quando il collega del 5 Stelle teorizza la decrescita felice in tutti i campi, agricoltura, industria, ricerca scientifica, se tu vai lì e gli fai un discorso, no, ma fare la ricerca scientifica è utile, ti dice no, che sei te che vuoi, che sei... Esatto, non è, no, ma magari fosse solo quello. Caro Riccardo, c'è questo, il problema è questo e non possiamo ignorarlo. È veramente grosso il problema. No, semplicemente perché sul caso Stamina, anche seguendo l'impostazione di Onda, volevo solo aggiungere questo, sono d'accordo con le considerazioni che sono state fatte. Ci sono tre problemi aggiuntivi. Il primo è stato citato, a me è capitato più volte in questi mesi di essere fermato entrando alla Camera, e queste persone, l'avete sentito, l'avete visto, potete immaginare la condizione nella quale si trovano e l'argomento che utilizzano. Sono condannato a morte, peggio ancora, mio familiare, mio figlio è condannato a morte, perché non mi date la possibilità di provare? Questa è la condizione. La seconda cosa, evidente che la decisione del Tribunale amministrativo ha ulteriormente alimentato, tant'è che avete visto le manifestazioni, nei prossimi giorni crescerà e sarà ancora più drammatico. Tutto questo, terza considerazione, nel momento in cui viviamo, quello in cui non c'è più, diciamo così, un punto fermo di credibilità nei confronti delle istituzioni, tant'è che dopo la decisione del Tribunale amministrativo, ecco, allora è vero che ci avete mentito, per cui è un problema sì di spiegare, ma Stamina è esattamente la fotografia della condizione nella quale si trova questo nostro paese, che è un paese nel pieno di una crisi di nervi, perché è una recessione come mai aveva conosciuto, che morde fortissimo, e c'è una delegittimazione delle istituzioni, della politica come mai avevamo conosciuto. Le due cose insieme non le abbiamo mai viste. Io non so che cosa pensavano, quanti hanno vissuto quello che a scuola abbiamo studiato come Weimar, però probabilmente qualcosa di molto vicino, perché una recessione come questa e un livello di delegittimazione come questo porta un paese in uno stato di prostrazione e di crisi di nervi. Ecco, noi siamo esattamente qui, e la vicenda Stamina è esattamente la storia del momento che vive questo paese. Bene, io credo che non ci siano soluzioni facili, soprattutto quello che abbiamo detto, ma probabilmente la scienza in TV mi pare che può essere una soluzione, ed è un appello che facciamo, un appello no, ma insomma credo che sia emerso con grande forza il fatto che probabilmente per parlare con l'opinione pubblica e far prevalere argomenti, diciamo, scientifici, c'è bisogno che la scienza in TV arrivi. Non parlare di misteri, ma parlare di certezze. Oh. Nei programmi televisivi parlano sempre di misteri. Se tutto è un mistero, non si può sapere. Ci sono certezze, ma ci sono tutti misteri. Niente cazzo, insomma. Fantastico. Senti, ma sì, no, chiudo ringraziando tutti, ma dovrei chiamare qui un paio dei miei coprotagonisti per un applauso. Io mi metto sul gradino per ovvi motivi. Lei è la nostra rappresentante della squadra di pallacanestro dell'INAF, lui e Jerry, loro due insieme con altri due che al momento non sono presenti, ma in spirito sì, sono quelli che compaiono e saggiamente annuiscono tutte le volte che io cazzeggio. Un applauso, ragazzi, grazie. Adesso mi pare che sia previsto una bicchierata natalizia nella stanza lì di fianco. Bisognerà entrare un po' a rotazione perché è piccola, facciamo il possibile.